sta per partire questa terza partita di giornata. Vediamo Polaris con obbligo di tiro contro Wolves. Andrea Capanna, che diciamo, ha avuto la licenza di sostituire un giocatore di Wolves per completare la squadra. Vediamo la schivata di Incantatore. La botta singola micidiale di Cantatore elimina Roberto Cipollani. Ancora su Cantatore che in salto non è vero, non schiva. Intanto per Polaris vediamo che entra la numero 16, Cinzia Antonetti. La mamma della squadra, mamma della nostra Sofia Crea. Prova ad incrociare poco convintamente Lorenzo Damiani su Leonardo Cortese, pronto al salto. Damiani eliminata da tiro di Cortese, che è stato poco cortese nei suoi riguardi. Adesso il catch, senza ripensamenti di De Rossi, fa rientrare Cantatore. Si salvano i piedini di Richiusa, che però non si salva dal catch nelle retrovie di De Rossi. Ormai la nonchalance con cui gli si attaccano quelle palle, ed è presente quel giochino con il veltro dove tu praticamente lanci la pallina, quella rimane attaccata, cioè sembra quel giochino là di Rossi. Vabbè, intanto viene chiusa anche la nostra Serena delle Cave, donna coraggiosissima come tutte le donne in campo. Poi oggi festa della mamma, quindi adesso la veloce di De Rossi chiude sul culetto di Cortesi, che ha schivato in un modo strano, tipo girato in volo di rovescio. Me la devo riguardare. Adesso Cicolani si difende col pallone, difesa ad una mano per lui. Oh, e stavolta il catch di seconda del nostro De Rossi viene praticamente annullato dal canestro, che sta cercando di giocare anch'esso con i Wolves. Che carambola! Il lancio singolo di Damiani, che va a fare il giochino del flipper. Avete presente la pallina del flipper? Niente, oggi vado di giochini, scusate. Come incrocia bene Odorogea, voleva chiudersi anche Richiusa, ma non va di un soffio. Capanna non si è difeso sul tiro di Damiani. Delle Cave che invita Taglietta, diciamo, a non suicidarsi su palloni improbabili. Vanno su due giocatori diversi. Si difende Damiani sul tiro di Fraietta. Ah, con quel saltino Delle Cave. Eliminati di nuovo. Disarmante velocità. Se vi sentite? Sì, stava di abbassate la voce. No, stava di abbassate la voce al telefono. La velocità con cui Polari sta cercando di chiudere questi set micidiali. Anche se bisognerebbe spiegare. Oh! Stavolta Capanna! Allora, non era attiva. Guarda, Capanna stesso sapeva che la palla non era attiva. Se l'era tenuta lì in avanzata, tanto per difendersi. Poi si è trovato a tiro De Rossi e l'istinto ha prevalso. Oh! Oh, niente, cioè Cortese in campo, ma era stata piuttosto pericolosa quella pallina di Odorogea. Sempre pericolosa in cruciale. E si eliminano De Rossi. Adesso Richiusa e Fraietta
In dodgeball sincronizzato su Damiani che si difende. Salta Capanna e schiva tutto. Suo lancio doppio degli esterni Damiani Odorogea. Anche Cantatore schiva. Restano alti Cantatore e Damiani a pressare i due palloni scomodi di Wolves. Se solo potessi farvi vedere questa splendida mammina che soggiace qui in regia, la nostra... come ti chiami? No, non è vero, sto scherzando, la nostra Annalisa Cantatore, incantatore. Vabbè, sì, un caffè, era per dire che ci sta portando il caffè. Oddio, cosa ha fatto? Ci ho capito una mazza. No, non la dà buona. Quindi Cicolani prova ad attaccarsi al muro come un geco per recuperare quella palla di seconda, ma questo gesto altruistico non è stato premiato dal karma. Grazie alla nostra Annalisa per il caffè. Para para pa pa. Ai. Ah no, la spalla era di Cortese quella che ha preso. Non è vero, era di Richiusa come avevo visto. Ho proprio bisogno di un caffè. Vai 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 Serena. Era quasi... No. No. Io adoro questa donna, Serena delle Cave. Uno sguardo concentrato e ignorantissimo quando te la trovi davanti. Non le importa nulla di chi si trova davanti, purché sia un bersaglio da colpire. Esso femmine. Noti come senza febbre è migliorata la mia telecronaca. De Rossi prende la palla, prova un sasso piatto che momenti becca il piede di Capanna in atterraggio. Ho detto momenti però, eh. Un catch, non è vero. Però Cantatore l'aveva chiuso il catch, solo che è stato per sua volta preso. O l'hanno preso prima del catch. Più la seconda, ovviamente. Cos'è, cos'è, Madonna? Un'altra donna che adoro. Il tiro insidiosissimo di Maria Rosa Fraglietta. Che arriva quando meno te l'aspetti e dove meno lo vorresti. Detto così può essere la parafrasi di un'altra cosa, però non è sempre solo il lancio di Maria Rosa Fraglietta. Oddio, e poi non c'è schiva, cioè, anche lei con che spregio di cadezza. Eccola qua. La fuffosissima palla di mamma Cinzia che finisce tra le mani di un poco rispettoso Roberto Cicolani, direi, eh. Non si fa. Che c'è così una palla alla festa della mamma. Si riorganizzano i Wolves. Per poco ci va Cortese e adesso Dorogea chiude su Cicolani. Cortese, un altro nominativo in lizza per le kill. Allora, Cortese, poco convinto dalla sua angolazione che la palla... Madonna, eccone un'altra! Eccone un'altra! Porca vacca, raga! Ma che ci tiene nel culo, le molle? Questa concedetemela però, lo so che siamo in una diretta quando poi metteremo la partita in differita, però miseria, quest'anno De Rossi è... Niente raga, finiti i Wolves, non ho fatto in tempo a commentare sta serie di eliminazioni. Eravamo ancora scioccati dall'ennesimo catch a Petauro di De Rossi Samuele, numero 2 Petauro. Che non lo sapesse, il Petauro è lo scoiattolo volante, quello che quando apre c'ha tipo tutta l'area. E così è lui quando si libera in volo. Stavolta decide di non attaccare, di non infierire, mandare il pallone indietro. Attaccano però i Wolves, una squadra comunque fiera e coraggiosa, a cui non interessa nulla di chi ha l'obbligo di tiro. Loro comunque sempre molto aggressivi in attacco, c'è da dire. Vediamo qui in regia la nostra Annalisa che dopo il caffè si appropinqua con una nuova pirofila. Cosa?
cosa nasconderà e prende il via. No, scusate, eliminata nel frattempo, Serena delle Cave. Non aveva visto proprio. Oh, porta la crostata! Dopo il caffè. Annali, però per colpa tua abbiamo perso chi ha eliminato Tony. Cortese catch, ci dicono dall'aiuto regia. Elimina Tony, odoro già, sicuramente un'eliminazione importante. Un tiro di Serena, dalla precisa mostruosità, elimina Alice Damiani, ma niente. Nuovo catch del Petauro, rientra Lorenzo Damiani. Schiva, capanna in volo. E si difende dall'attacco di De Rossi. Stavolta Maria Rosa non riesce a schivare. Quella schivata di Serena mi fa impazzire. Vorrei ancora avere quella flessibilità nelle ginocchia dopo l'operazione. Non mi viene più da secoli quella mossa così. Oddio! Schiva! Ha schivato tutto! Oddio, se Cavanna non cade! I Wolves si sono portati su un'interessante superiorità numerica di una unità. Se riusciranno nel colpaccio di eliminare De Rossi, si prospetta per loro la vittoria in un set interessante. Momento di tensione. Capanna si difende ancora. Va Capanna, vorrebbe chiudere verso Cantatore. Intanto eliminata delle cave dall'ennesimo catch di De Rossi. E quindi rientra Dumit. Allora, l'arbitro ricorda che nel momento del catch c'è bisogno di rientrare in campo dalla zona di attesa entro 5 secondi. Che tristezza! Cioè, Cicolani sgancia una difesa in faccia a Capanna. Quindi possiamo dire che Cicolani elimina Capanna. Cinzia Antonetti eliminata dall'incrocio di queste palle malefiche. Ok signori, ripartiamo con questa partita. Lasciamo la regia in mano a nulla. Proviamo a recuperare il telefono. Qualcuno vuole fare la telecamera? Vuole fare un pezzetto di telecamera mentre me la spiccio col computer? Vai. Se riesco a recuperare. E allora, salve a tutti. Cambio telecronaca. Allora, 5-0 per Polaris. Tiro ad aprire di Cortese su Odorogea che rimane fermo e poi Cantatore elimina delle cave in arretramento. Tiro di Damiani piccolo a rimorchio che non va. Quattro palloni Wolves. Tiro doppio Cortese Capanna che elimina Cantatore. E allora Obbligo Wolves, si abbassa Tony sul tiro di Capanna. Alice allo schema.
block di Capanna sul tiro di Toni. E allora, obbligo Wolves. Ed è no blocking. Parità giocatori in campo. Ovviamente parità di palloni. E allora, obbligo Wolves. Tiro singolo di Capanna da casa sua su Toni, che in realtà non è Toni, ma è un probabilmente qualcosa in aria. E tiro doppio non sincronizzato di Damiani Grond e Samuele De Rossi. Quattro palloni Wolves. Incrocio di Toni su Cortese che schiva, e quindi Toni dà la quinta palla e Damiani Junior dà anche la sesta. E allora, occasione importante per i Wolves. Eliminato Toni dal tiro doppio Cicolani Capanna. Nel frattempo, dall'altra parte, schiva Davide Rossi sul tiro doppio. L'altro tiro doppio, insomma. Eliminato Lorenzo Damiani, se non erro, da Cortese. E allora, 3 contro 5 in campo. 1, 2, 3. Tiro scoordinato da parte di Roma. Tiro a giro di Samuele De Rossi che dà la quinta. E Damiani, detentrice, si dice? No. Detentrice della sesta palla, la lascia a terra. Antonetti schiva il tiro triplo, fraietta. Scusate, piccolo problema tecnico nelle retrovie. Antonetti quindi schiva il tiro triplo di fraietta, richiusa Cicolani. Tiro a giro di nuovo di Samuele. Pressione alta di Cortese che è pronto. Prende Antonetti. Ancora Cortese da solo. Tiro doppio De Rossi Damiani su Capanna che schiva. Cortese vuole il catch. Tiro non sincronizzato. Damiani tenta il catch, ma non va, e quindi eliminata da Cortese. Solo in the court Samuele De Rossi. Quattro palloni. Il capello bagnato. Eliminato dalla chiusura, dalla connessione Cortese Capanna, prima da Cortese sui piedi e subito dopo da Capanna in petto. E quindi è 5-1 per Polaris. Inizio del secondo tempo, dopo un cambio di telefoni tattico di campo e di campo e di campo cinque palloni Wolves e delle cave a rimorchio su un De Rossi che si era abbassato per schivare il tiro di Capanna, e poi a rimorchio delle cave. Tiro doppio Cortese Cicolani su Toni che si difende. E allora, quattro palloni Podavers. Tiro singolo di Alessio Cantatore sul centro che non trova bersaglio. 6 contro 5 giocatori. Quasi il piedino colpito dal tiro di Cicolani, ma Mattia Pagnozzi schiva all'ultimo. Tiro singolo di Damiani, block di Cortese, solido. Tiro singolo di Damiani su un Capanna che schiva. Situazione abbastanza di serenità. Cortese l'incrocio sul Cantatore che trova l'eliminazione. E allora 4 contro 6. Oh, quasi, e lì ci poteva essere una catch di seconda, però mancata, non provata, ecco. Quindi Toni elimina richiusa. Tiro singolo di Serena, block con una mano
purtroppo, di Mattia Pagnozzo. Tiro singolo dello stesso Mattia, tiro abbastanza alto. Tirata ad aprire di Capanna, Cortese chiude su Damiani, block di Cicolani sul tiro di Lorenzo Damiani. E, situazione di, insomma, di superiorità numerica per Roma. Block di... Allora, serie di eliminazioni. Capanna eliminato da Damiani e Toni elimina Cortese, se non erro. Quattro palloni, Wolves, tiro incrociato su Toni Cicolani delle cave, che schiva tutte le palle che vanno a uno sfioro della schiena. Tiro singolo a biliardo di Lorenzo Damiani su Cicolani. E quindi rimangono, situazione ribaltata, rimane il femminile per Roma, per i Wolves, e Fraietta senza paura. Block di Damiani, eliminata poi Fraietta dal tiro sempre di Damiani. E allora, sola nel campo, per i Wolves. Serena, che viene eliminata, se non erro, già dal primo tiro di Toni, e poi a rimorchio da Lorenzo. E quindi 6-1. Ricominciamo subito un tiro sulla partenza di De Rossi su richiusa che si difende. E allora, doppio tiro, Cicolani Cortese, un po' fuori tempo, quindi insomma Mattia riesce a schivare bene entrambe le palle. Quattro palloni Polaris. Tiro singolo di Damiani su delle cave che schiva. No! Tira a chiudere di Capanna, uno look su zona 1-2-3. Tiro doppio, Toni e Lorenzo, che non va a segno. In mezzo tra Capanna e delle cave. Tiro doppio, Fraietta delle cave su Cantatore, che schiva egregiamente. Poi Lorenzo tenta una sorta di controattacco su Cicolani, ma non va. E allora, quattro palloni Wolves. Ancora parità numerica da entrambe le parti. Eliminato Damiani dal tiro a rimorchio di Cortese. Connessione Cortese Cicolani ottima per il momento. E sono quattro palloni Polaris. Tiro singolo di Toni un po' troppo corto. Ripartono sia Cicolani che Cortese. Tira Cicolani da solo. E poi Cortese elimina Toni. Un Toni pietrificato in quel momento. Una palla sola a difendere il campo per Roma. Tiro doppio non sincronizzato pienamente da Damiani e De Rossi, che non va. Cortese si abbassa dopo questo tiro doppio di Damiani e Cantatore. E quindi 6 contro 4, superiorità numerica per Roma. Tiro doppio Capanna delle cave con un Mattia che forse, se avesse visto la palla in tempo, l'avrebbe potuta prendere di seconda, ma viene eliminato da Capanna. Tiro singolo di Cicolani, catch doppio qua, c'è un buco nero, ragazzi. Io già l'ho soprannominato così, non mi rubate i soprannomi, ragazzi. Il black hole cut, pazzesco. Oh, io avevo chiamato nella telecamera Samuele, l'avevo chiamato buco nero. Questo ha pensato, non si può dire, ma in Italia non si chiamano black hole,
match di allora, dopo questa bellissima azione di Samuele De Rossi, un catch dopo l'altro, anche con la palla in mano, con tutto, pure mentre beve un caffè, e è richiusa, non vede la palla arrivare, distratto, e quindi Toni purga. Cicolani, 5 palloni, può cambiare, può sfruttare questo vantaggio, e l'ho chiamata. Mattia Pagnozzi chiude il settimo set per Polaris, una squadra che sta ingranando tantissimo in questa giornata. Ha fatto solamente 2 partite, ma si sta dimostrando in gran forma oggi. Mancano 7 minuti al secondo no blocking. Samuele De Rossi ancora, un'altra eliminazione per lui su Cortese, che non riesce a difendersi bene. E quindi 4 palloni. Angelica, che entra al posto di Toni, scusate, non avevo visto. Fraietta riesce a difendersi. Fraietta tira tutto, niente a bersaglio. Buono l'intento però. Tiro doppio degli esterni su Capanna, che viene eliminato. E allora, 2 palloni. Wolves, una Fraietta senza paura, sopra i 3 metri, a difendere quella palla, che però alla fine viene presa da Polaris. Tiro doppio De Rossi Cantatore su richiusa. Fraietta, ancora altissima nel suo pressing. Catch di seconda, bellissimo, di Delle Cave, che si fa trovare pronta in questa copertura. E quindi, bellissimo, molto bello, serviva alla squadra. 5 palloni Roma. Tiro triplo su Cantatore, che non va a segno, schiva tutto. E allora 2 palloni Wolves, 4 per Polaris. Vediamo. Tiro doppio scordinato, Damiani De Rossi, che non trova un'eliminazione. E allora, ancora come prima, 2 palloni. Due palloni per Wolves. Tiro doppio su Serena, che posizione catch, ma non tenta. E quindi Cortese purga Pagnozzi. Cortese viene poi a sua volta purgato da Cantatore. Un Cantatore che sta utilizzando tutta la furia pugliese. Tiro singolo di Cicolani. Fraietta ci prova su Cantatore, che a sua volta tenta di chiudere su Fraietta, ma riesce ad uscirne illesa con una schivata a tuffo, che oggi sta facendo tante. E i controtiri, il tiro di Cantatore, diciamo su richiusa, ma che va a colpire invece Cicolani dietro al suo compagno. E quindi 4 palloni per Polaris. Tiro singolo di richiusa e poi la risposta di De Rossi. E allora, quindi viene eliminata Fraietta da Cantatore. Abbiamo quindi l'ottavo set per Polaris. E manca pochissimo alla fine del... Aia. Tre minuti e 35 secondi alla fine del secondo tempo. Punteggio, diciamo, che già si evince da solo. Quindi in 3 minuti è praticamente è impossibile recuperare così tanti set, però comunque sia. Vabbè, un attimo delle situazioni di comprensione. Comunque alla fine Polaris si ritrova 3 giocatori.
finto blocco di Cavanna che in realtà si sboccia addosso e quindi De Rossi elimina. Pamela, ma che danno me lo fai anche a me? Ma richiusa, elimina De Rossi. Poi Damiani chiude su richiusa. Block di Lorenzo. Che lo stesso Damiani è eliminato poi. E allora in campo solamente Mattia Pagnozzi per Polaris. Manca poco al no blocking, manca veramente poco. Madonna che bottone! Sarà veramente un bottone pazzesco. E difesa sporca di Pagnozzi. E quindi 8-2. 1 minuto e 40 al no blocking. Stavolta niente. E stavo per dire, vabbè, comunque sia, Capanna è riuscito a non farsi eliminare subito da De Rossi, ma a pagare le spese, è richiusa. Difesa di Capanna, rischiosa, sempre con una mano singola. E allora, bella coordinazione, anche una bella doppia fatta da Cortese Capanna. Connessione bellissima, precisione altissima, levissima. Schiva Alessio Cantatore. Poi Cortese riparte, elimina. Elimina Angelica. E poi Cortese elimina De Rossi. Un De Rossi che era nelle retrovie. Serie di botte che non vanno a segno da parte dei due giovani della... di Polaris, la squadra di Polaris. Capanna Cortese su Cantatore, che però volteggia in aria. E allora una palla solo per difendere la squadra. Cortese avanza, chiude poi su Damiani e doppia di Damiani Cortese Fraglietta, e poi eliminazione di Alessio su su Cicolani. Comunque ed è no blocking dopo questo popò di azioni, veramente un'eliminazione dopo l'altra. Rimane Capanna, situazione completamente ribaltata da parte di Cantatore e Damiani. Rimane Capanna in the box. Vediamo cosa ci regalerà. Ah, catch mancato di pochissimo. E allora siamo 9-2 per Polaris.